non vedevamo l'ora mentre eravamo nella trasmissione di tornare in studio a Nel nostro scrivere. studio puzzolente Sì, nel piccolo, nostro ci garage mancava un sacco. umido, e adesso siamo in un garage più grande e più umido, Più tu umido vedi. ancora, cioè è proporzionale a quanto è grande diventa Sì. sempre più umido, capito? Comunque, no, in realtà non è cambiato molto nel Non si capisce nostro. un cazzo come sembrava Esatto. prima della trasmissione, durante e anche dopo la trasmissione si capisce il nostro processo. Sì, però è stata proprio la prima cosa che abbiamo fatto, mi sembra. Siamo... Anzi, abbiamo avuto la fortuna di non essere scaraventati in giro a fare cose, anzi, abbiamo preso un po' di tempo e abbiamo fatto le canzoni che adesso stanno uscendo. Quindi, dal momento in cui siamo usciti fino ad adesso, praticamente abbiamo Poi, lavorato a a scriverle. differenza di prima, cioè, ci siamo fatti aiutare molto dal nostro produttore Fua, che ha messo una mano magica su questo EP, per fortuna, e ha velocizzato anche molto il processo, perché diciamo che tra autoprodursi è un processo molto lento, e avere almeno una quarta testa che sistema, che ti aiuta su questo aspetto, è molto utile, quindi è stato figo. Il nostro mantra è non farsi No, no, no. aspettative. Proprio il punto era che per noi uscivamo praticamente, potevamo uscire ogni serata da quel talent, quindi potevamo andarci a essere eliminati praticamente ogni sera, quindi non ce le siamo fatte aspettative. Ma poi questo EP è stato scritto tra Berlino, Thailandia, è stato scritto prima di X Factor, quindi per noi non, cioè, era ancora validissimo, era ancora tutto il nostro sound, e durante la trasmissione abbiamo cercato di mantenere proprio quell'identità addirittura dell'EP. È stato un po' un discorso di queste cinque canzoni, che poi erano sei, ne è stata rimossa una, che condividevano la stessa energia di Amma Stanta, che era un po' un unicorno nella nostra discografia, su quello che avevamo su Spotify. E quindi abbiamo voluto sillare quel tipo di suono, quella visione rock elettronica, e abbiamo queste tratte, insomma, una sessantina di canzoni che avevamo scritto appunto a Berlino nell'anno scorso, e ne abbiamo trovate cinque che condividevano quel mondo lì. E è stato più un discorso partendo da Amma Stante e cercando di ampliarlo, no, su quello che potesse essere un EP. Diciamo, a parte che era proprio un tema che tocca, su cui abbiamo poi ironizzato, scherzato, giocato, che inevitabilmente è quello che abbiamo vissuto poi negli ultimi mesi, no? Soprattutto dopo X Factor. Poi fai conto che stai chiuso dentro a un loft, quindi non hai contatto con le persone esterne, quindi magari quello che era il tuo team poi si forma, morfa, tu esci fuori dopo 3 mesi e ti ritrovi totalmente un altro ambiente lavorativo, un altro team. Quindi navigare un po' tutte queste cose, abbiamo voluto lanciarle tutte in questa canzone perché proprio raccontava quello che stavamo vivendo, cioè volevamo portare con noi tutte le persone che ci seguivano ogni giorno, insomma, in TV. Sì, a vederci veramente nella fase che stavamo. In realtà, Paola, noi siamo prontissimi al compromesso. Il punto è che ci sappiamo far voler bene alla fine. Ma quindi, cioè, abbiamo anche ad X Factor, non c'è mai stato un noi diciamo una cosa, gli altri dicono un'altra, oppure Dargen che diceva la sua. È sempre stato un compromesso tra le due parti. Però, cioè, siamo sempre stati con l'idea chiara in testa, cioè noi abbiamo sempre avuto, fin da quando ci siamo messi insieme, poi chiaramente col tempo cambia sempre, però è sempre quella la stella polare che seguiamo, capito? Quindi alla fine non è che non siamo pronti al compromesso, il compromesso è giusto nel momento tale in cui lo senti tuo e ti senti anche te rappresentato da esso. Quindi, È come cioè, se avessimo sviluppato un filtro stunt dal quale facciamo passare poi tutte le cose, anche le proposte più assurde, anche rendere l'acqua una cosa totalmente pazza. Proviamo, la facciamo passare dal filtro stunt e facciamo una pentagono se gigante una d'acqua. cosa può funzionare col nostro, con l'ambiente stante, con quello che siamo, la valutiamo. Se no, capito, comunque ci ragioniamo sopra. Ecco, Sì, è difficile poi trovare una cosa che proprio se, non a meno funziona. che uno non dice esatto, sì, non lo so. Esatto. Sono un chiudipista, in Ok, realtà. esatto, Paola, abbiamo iniziato il discorso di Amastanta, abbiamo fatto Dirty Laundry prima, insomma, queste. Volevamo impacchettarle in questo The Take Off, no? In questo EP, per poter dare ancora quel sapore di Amma Stanta, aggressivo un po'. Però stiamo pianificando anche di scoprire nuovi stunt.
Quindi partirà poi un nuovo viaggio completo. Sì, esatto. Grazie, c'è Beh, sicuramente tanta Italia, perché poi ce la siamo portata dietro ovunque poi siamo sì. andati. E dove siamo andati? Siamo stati a Berlino e in Thailandia fisicamente, proprio a scrivere cose col computer nelle camerette o nelle Con giungle. la dengue. Esatto, con la dengue. Oppure abbiamo anche, diciamo, pescato da tante cose dall'America. Insomma, abbiamo amici di LA, uno dei quali ha scritto con noi le Swim. Il processo è stato Milano, Berlino, Berlino, Milano, Milano, Thailandia, Thailandia, Milano, Nocera Inferiore, Nocera Inferiore, Che non fa parte di Italia. Esatto. Nocera Inferiore, sì, tipo. Stiamo facendo il nostro take off tour dove porteremo appunto i brani dell'EP e siamo super gasati, insomma, poi gireremo praticamente tutta Italia e poi abbiamo la fortuna di aprire un artista che ci piace tanto a Milano, che si chiama Tizo Tizo Touchdown, Touchdown, il nostro preferito. al Magnolia, Lo am cioè lo amiamo. lo E io amiamo, sono vabbè. felice, sono incredibile, sono proprio Addirittura ha cambiato scatenato. un volo per la Cina. Sì, Esatto, abbiamo vale abbiamo tutto, vero? perché noi Grazie ci siamo bloccati nei voli per andare in vacanza tutti nello stesso periodo in modo che non ci fosse niente. Alla fine, proprio in mezzo al cazzo, c'era il Veramente. concerto che ci è piaciuto. Però ne vale la pena perché è proprio la scena in cui vogliamo Sì, inserirci. È Tinto. perfetto. Il Primavera Sound di Primavera Sound Barcellona. incredibile, Sì, Primavera Sound la sarebbe fantastico. Siamo a 2 anni che ci andiamo come spettatori e vogliamo suonarci. Fantastico. Quindi Primavera Sound. l'obiettivo dei qui e prossimi? 2 anni? Un Un anno. No, no, anno? uno. Uno, Ah, sì. Sì, un anno ci sta. Sì, un annetto, un annetto. Un anno e 2 settimane, dai, Sì. per stare larghi. Los Angeles. A lei, sì. È un bel viaggetto e Non perché ci piaccia LA come Sì, geografia, cioè fa schifo, orrenda. forse non ci piace come Vabbè, città, a lui piace, va. però sì, a E me. cioè, c'è tante cose, magari visivamente, poi siamo abituati con l'Italia a certe Però cose, ma ci andare sono altre contro. vibes, Paolo, abbiamo cioè ci sono stimoli, magari, capito, di molte culture. È proprio il mix che ci piace. Il fatto che tu possa conoscere gente di tutte altre nazionalità è completamente fuori da Questa è una qualsiasi. cosa che in Italia non Sì, succede. la trovi a Milano, certo. Un po' di meno, però. Un po' di meno rispetto a quello che abbiamo experienzato a Los Angeles, ad esempio. E quindi, niente, per ora ci piacerebbe, se avessimo un ticket, probabilmente andare tutti lì. Dai, Sì. se è stato in Thailandia in una giungla, direi che ci è bastato Sì, come. Cioè, poi lo ora. rifaremo magari. Sì. Però, cioè, diciamo di sì. Diciamo che posti tropicali e montagne, insetti e animali esotici li abbiamo Per visti. ora vanno bene, quindi. Los Angeles è per lavoro, sì. Sì.